I wish to speak to you this... Questa mattina desidero parlarvi dell'amore cristiano e di ciò che penso possa e debba significare nell'amicizia, negli appuntamenti, nel fidanzamento e infine nel matrimonio. Ho scelto come titolo un verso meraviglioso della poetessa Browning. Come ti amo. Non quando ti amo, né dove ti amo, né perché ti amo, né perché non mi ami. Bensì, come. Come lo dimostro. Come dichiaro il mio vero amore. Ci sono molte qualità da cercare in un amico o in un fidanzato, per non parlare di un coniuge e compagno eterno. Ma di sicuro, tra le prime e le più importanti di queste qualità ci dovranno essere premura e sensibilità. Pensate il meglio di chiunque, specialmente di coloro che dite di amare. Accettate il bene e dubitate del male. I profeti ci dicono che il vero amore resiste a tutte le cose, crede tutte le cose, spera tutte le cose, sopporta tutte le cose. Così ci amò Cristo. E allo stesso modo, ecco come egli spera che ci ameremo gli uni gli altri. In un comandamento finale, diretto a tutti i suoi discepoli di qualsiasi epoca, egli disse: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Gesù Cristo, la luce del mondo, è l'unica lampada che vi permette di vedere con successo il sentiero dell'amore e della felicità per voi stessi e la persona che amate. Come dovrei amarti? Come Gesù, poiché quell'amore non viene mai meno.